primo giorno di scuola per la preside neodirigente Anna Rosa Costantini e la salvo d'acquisto. Preside, cosa vuole augurare ai giovani studenti che per oggi iniziano per la prima volta questa avventura scolastica? Buongiorno, io sono emozionata come sono emozionati tutti i ragazzi che cominciano un nuovo anno scolastico, il primo giorno di scuola. A loro auguro di vivere la scuola come un'avventura della conoscenza, piena di conquiste nuove ogni giorno. Non sempre sarà tutto facile, ma anche questo fa parte del gioco, quindi bocca al lupo a tutti. Siamo con la dirigente Anna Orsatti dell'Istituto Comprensivo numero 2 all'inaugurazione della scuola materna di Via Ripata. Dopo tante peripezie la scuola apre con puntuale l'11 settembre. Preside, cosa vuole augurare ai nuovi studenti? Augurare sicuramente il meglio, di svolgere un percorso scolastico che sia il migliore possibile. È stata una grande sfida, una grande scommessa quella di riuscire a restituire ai bambini degli spazi sicuri e quindi questa è già una grande vittoria, un giorno molto importante perché insieme, in sinergia con l'amministrazione, siamo riusciti veramente a portare avanti un lavoro enorme con l'aiuto di tutti. E quindi ai nostri bambini un grande grande abbraccio e in bocca al lupo per quest'anno scolastico. Siamo con il sindaco Tiziana Magnacca in questo primo giorno di scuola qui nel plesso della scuola materna di Via Ripalta. Sindaco, una nuova scuola si inaugura, quindi grande soddisfazione, quale augurio per i nuovi studenti? Beh, intanto il fatto stesso che siamo riusciti a riaprire la scuola materna di Via Ripalta è di per sé di buon auspicio per tutti gli studenti. Auguro a loro di poter vivere quest'anno scolastico con profitto, con soddisfazione. Mi auguro che sia per loro un anno ricco di grandi esperienze e perché no, un anno che offrirà loro la possibilità di porre le basi per la costruzione del loro progetto di vita in un ambiente come questo di Via Ripalta rinnovato e con una classe di docenti, di persone alleata che sono lì per loro, per prepararli ad affrontare il futuro.